Riapre il mercatone dopo quasi 30 anni, il gigante malato di Avellino nelle intenzioni del comune tornerà ad essere centro pulsante della città. Oggi l'inaugurazione di un supermercato all'interno di un centro servizi che ospiterà anche uffici comunali, un asilo nido e un centro di riabilitazione. Oggi è una bella giornata per la città, finalmente rivive questo gigante malato che ha rappresentato anche per certi versi un po' la fase fallimentare della Prima Repubblica. Oggi abbiamo inaugurato il mercatone, nelle prossime settimane provvederemo a farlo per Piazza Castello e poi sarà la volta del tunnel. Mercatone sì, ma mercato no. Festa si sottrae così alla domanda sui materiali inquinanti a Campogenova. Parliamo del mercatone, grazie e buona giornata. Ma l'opposizione insorge. Nel giorno delle dimissioni in massa dei consiglieri dalle commissioni, Luca Cipriano pretende risposte alla comunità da parte del primo cittadino. Tutti noi dell'opposizione rappresentiamo migliaia di cittadini avellinesi che hanno diritto a delle risposte. È chiaro che sul mercato il sindaco si è incartato, è evidente che la vicenda ambientale, l'inquinamento ormai certificato dall'ARPAC, il risarcimento di oltre 1 milione di euro che sta per arrivare in testa al sindaco e all'amministrazione comunale dagli esercenti del mercato sono delle bombe ad orologeria rispetto alle quali si risponde con le solite accuse, i rosiconi, l'Enjoy Arena e altre stupidaggini del genere.